No, non tutti. Ma non c'è, beh, non ci stanno. Buongiorno a tutti, Consiglio Municipale numero 48 del 3-10-2023. Prima di iniziare, procediamo alla verifica del numero legale. Prego gli uffici. Grazie, buongiorno a tutti. Alle Origino. Angelini Lorenzo. Baiocchi Roberto. Bartorelli Giorgio. Bedoni Luca. Presente. Bellassai Fulvio, Borrelli Danilo, Burgio Adriano, Canale Carla, Cerisola Marco, Corrente Giulio, Cucunato Piero, De Iulis Massimiliano, De Vivo Patrizia, De Vivo, Di Salvo Titti, Presente. Ecca Fabio, Gagliardi Manuel, Grazioli Giuseppe, Marrocchini Giulia, Muropes Marco, Pasetti Laura, Sordini Simone, vabbè, facciamo dopo. Sodillo Antonio, Vaccari Paola, facciamo una seconda chiamata. Vecchio Francesca Romana. Seconda chiamata. Angelini Lorenzo, Baiocchi Roberto, Bellassai Fulvio, Cucunato Piero, Gagliardi Manuel, Sordini Simone, Vaccari Paola. Consiglieri presenti, 21. Grazie, dottoressa Anastasi. Nomino scrutatori i consiglieri Bartolelli, Sotillo, Alleori. Ripeto ai fini del verbale, Bartolelli, Sotillo, Alleori. Consiglieri, buongiorno a tutti, buongiorno ai cittadini qui intervenuti. Siamo qui per discutere l'unico punto all'ordine del giorno, gestione dei rifiuti nel Municipio 9, sulla base della richiesta protocollo 98385 del 25/7/2023. Saluto, sono qui presenti in aula gli invitati Sabrina Alfonsi, assessore all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. Saluto Leslie Capone, dirigente municipale, dirigente di Capitolino di Ama. Saluto qui presenti il presidente del municipio, il vice Titti Di Salvo, il vicepresidente Augusto Gregori e tutti gli assessori intervenuti. Apriamo, ha chiesto di intervenire la presidente del municipio Titti Di Salvo. Prego, presidente. Grazie, buongiorno, buongiorno, benvenuti a tutte, benvenuti a tutte le persone che assistono al nostro consiglio. Benvenuta e grazie molto all'assessore Sabrina Alfonsi che è per l'ennesima volta con noi, in questo caso per l'ennesima volta anche in un consiglio, e grazie ai dirigenti di Ama. Io brevemente introduco questo consiglio tematico, brevemente perché poi la sequenza degli interventi vedrà dopo di me l'assessore Alfonsi e poi a seguire gli altri interventi. Intanto, a me non sembra superfluo ricordare che questo è il quinto consiglio sui rifiuti che nel nostro municipio facciamo. Uno di questi è stato fatto alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, due alla presenza dell'assessore Alfonsi. Ma in realtà di questo argomento abbiamo parlato anche e non solo attraverso il vicepresidente nonché assessore all'ambiente, rifiuti e agricoltura Gregori in tante commissioni, ma anche in tante assemblee pubbliche, in molte assemblee pubbliche. Convocate da noi, nel senso che noi abbiamo chiesto ai comitati di quartiere abbiamo promosso quelle assemblee. Ho ricordato questo
per confermare che anch'io penso, così come voi, che il tema sia sensibile. Cioè, non è un caso che si facciano tutti questi consigli su questo argomento e le commissioni dell'Assemblea Pubblica. È evidente che questo tema è un tema di grandissima sensibilità, ed è un tema di grandissima sensibilità perché è un tema che continua a avere criticità forti, con picchi di crisi altalenanti, ma una fortissima criticità. Chi vi parla, voi lo sapete, lo dico ai consiglieri e alle consigliere, non alle persone che sono qui nel pubblico, ma ai consiglieri e alle consigliere lo sanno che lo dico sempre, io non trovo rilevante, di fronte a problemi amministrativi, partire da quello che c'era prima. Nel senso che quello che c'era prima, cioè difficoltà che un'amministrazione eredita, sono un dato di fatto, ma non è rilevante dal punto di vista dell'approcciare soluzioni che vanno nella responsabilità di chi c'è in quel momento. Quindi, voi lo sapete, lo dico sempre, quindi considero il problema della pulizia di Roma un problema che interroga la nostra amministrazione. Considero, da questo punto di vista, il piano di rifiuti che la Giunta Gualtieri ha realizzato un punto di partenza importante. Considero anche che naturalmente questo non ci impedisce, ma anzi ci obbliga a guardare quanto di quel piano di rifiuti fa difficoltà a realizzarsi, o le crisi e l'acutezza delle crisi, le ragioni per le quali si manifestano. Non è un caso che noi abbiamo proprio a giugno chiesto ai comitati di quartiere di convocare le assemblee, perché giugno è stato il momento di apice di rifiuti per le strade, e in quel caso l'elemento principale per il quale si manifestava la crisi era legato non tanto all'assenza o insufficienza degli sbocchi, ma alla difficoltà nella raccolta, e a sua volta nella difficoltà delle macchine, degli automezzi destinati alla raccolta di essere messi in strada. Allora, questo è il punto, questo è il quadro di riferimento. In questo quadro io penso che il nostro territorio abbia delle specificità. Oggi il Consiglio è convocato sulla gestione dei rifiuti nel nono municipio, quindi io non evito di nominare il termovalorizzatore, ma so che la richiesta del Consiglio è legata a questo, cioè alla gestione della raccolta nel nostro municipio. Richiesta fatta, per la verità, alla fine dell'estate, che poi è arrivata oggi per una serie di ragioni, compreso da ultimo lo spostamento per ragioni di lutto nazionale della settimana precedente. Allora, non a municipio. Noi abbiamo più volte, l'assessora lo sa, fatto presente come uno dei temi principali che lo caratterizza questo municipio, nel bene e nel male, da un lato l'alto livello di raccolta differenziata e di porta a porta, cioè la virtuosità del municipio, e contemporaneamente la richiesta che abbiamo fatto quando ci siamo insediati, che arrivava da una richiesta dei comitati di quartiere precedente a noi, dell'aumento della raccolta porta a porta, che certo è una modalità, non è di per sé è una modalità di come si raccolgono i rifiuti, ma che secondo noi aiuta la differenziata, l'aiuta. La richiesta di estensione ai quartieri che ne sono sprovvisti, quindi il ripristino alla Cecchignola, dove era stata alla fine nell'estate del 2021 era stata interrotta quella modalità di richiesta di raccolta, e l'estensione a Laurentino e a Spinaceto. Alla nostra richiesta è corrisposta un consenso, diciamo, da parte dell'amministrazione, che ha risposto positivamente alla nostra richiesta, che, come già più volte è stato detto, verrà inserito nel nuovo contratto di servizio di AMA, che però non è ancora partito. Quindi la prima specificità del nostro municipio è questa, una raccolta porta a porta che ha determinato oggettivamente, c'è un rapporto tra questo e il fatto di essere il territorio che ha il più alto livello di differenziata, quindi c'è un rapporto virtuoso per cui non vogliamo estendere. Il secondo elemento di caratterizzazione, non solo in questo municipio, ma anche in questo municipio, con livelli importanti, è la migrazione dei rifiuti, secondo elemento di caratterizzazione. Con le intersezioni criminali che questo ha, io l'ho denunciato esplicitamente nell'Assemblea Pubblica a Spinaceto, è sicuro che ci sono delle intersezioni
criminali e c'è la necessità di un intervento di controllo del territorio in vari modi. Il terzo elemento di specificità è, in questo caso, dico di specificità, ma in realtà anche in questo caso è un tema generale, è la necessità di mettere in relazione a sistema più interventi. Cioè la pulizia delle strade non può essere scollegata al decoro delle strade o al diserbo delle strade. Cioè un intervento vero di pulizia e un intervento sul decoro. Naturalmente l'assessore Gregori, il vicepresidente, poi darà conto esattamente delle cose che in questi mesi, dal momento in cui Pasqua si è interrotto un circolo una strada virtuosa, in ogni caso noi abbiamo scelto di fare per intervenire sulla crisi. E l'assessore Alfonsi, prima ancora, ci dirà il quadro generale. Però, insomma, a me premeva consegnarvi l'assunzione di responsabilità che il municipio fa, a prescindere dal, come dire, dai ruoli o dai vincoli o dalle possibilità di deliberare una cosa piuttosto che un'altra. Noi pensiamo questo, tu lo sai Sabrina, che il ruolo dei municipi sia questo. Uno, non è parlare di chi c'era prima, anche se cosa c'era prima è rilevante. Due, assumersi la responsabilità, contribuire attraverso quella responsabilità alla sfida collettiva perché la Polizia di Roma parrebbe una maledizione, ma siccome nessuno di noi crede al destino o alle maledizioni, è evidente che la Polizia di Roma dipende dall'efficacia e dalla congruità delle scelte che vengono messe a sistema. E penso, e finisco, che in questo ragionamento di insieme che ho voluto premettere all'intervento dell'assessore, il problema e il tema dei poteri e delle responsabilità dei municipi rispetto alle aziende che erogano servizi sia fondamentale. Quindi bene che ci sia la scelta dell'AMA di municipio, questo vale per tutte le aziende pubbliche. Adesso dico una cosa che non c'entra, ma è un'informazione utile. Il 9 avrebbe dovuto essere ieri, ma per ragioni legate a eventi di salute è stata spostata al 9 di ottobre, c'è una riunione dei presidenti dei municipi col sindaco per dare il via al nuovo regolamento del decentramento, che prevede nuovi poteri e nuove modalità di assunzione appunto dei municipi, perché questo è un tema, riguarda AMA ma riguarda tutte le aziende pubbliche. La qualità dei servizi da erogare alle persone è strettamente legata alla possibilità dei municipi di interloquire direttamente con poteri rispetto a chi eroga quei servizi. Siccome io sono per la scuola, che chi c'era prima ha fatto quello che ha fatto, oggi tocca a noi, se tocca a noi deve toccare a noi. Cioè devono essere i municipi a poter, siccome scelgono di rispondere ai cittadini e di non assumendosi tutto quello che c'è da assumere, però tocca anche avere la responsabilità di poter decidere. Quindi questo lo consegno in questo ragionamento iniziale, poi vi ho detto, l'assessore Gregori vi dirà nel dettaglio che cosa abbiamo fatto sulle domus ecologiche piuttosto che, e adesso dopo di me, anche se spetta al Presidente dare la parola, immagino. Grazie. No, un sostegno è sempre gradito, Presidente, grazie. Do la parola all'assessore Sabino Alfonsi, assessore all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. Prego. Assessore. Grazie Presidente, grazie Presidente Di Salvo. Sì, intanto pensandolo assolutamente alla stessa maniera, sono contenta di stare qui perché penso veramente che la metropoli Roma non si governa solo dal Campidoglio, si governa assolutamente dai municipi. Sulla mia pelle l'ho provato per 9 anni e il decentramento è veramente l'unico sistema. Non è facile, ci sono municipi che ci riescono meglio, alcuni meno, ma non solo per una capacità politica, ma perché per alcune cose non hanno gli uffici già costituiti rispetto a delle competenze che gli vengono passate, quindi è chiaro che è un percorso in fieri. Però sono contenta che qui in aula ci siano i vertici di AMA, il
dottor Leslie Capone, che è proprio il responsabile delle AMA di Municipio di Roma e con lui la parte di AMA municipale del nono municipio, perché questo è già un passaggio e sarà poi lui insieme all'assessore Gregori anche a entrare di più nel merito delle situazioni di criticità del nono municipio proprio in questa costruzione che stiamo facendo. Il nuovo direttore generale non solo crede nell'AMA del municipio, ma pensa che all'interno poi dell'AMA del municipio bisogna fare una costruzione, lui le chiama le mattonelle, cioè di una forma che sia addirittura sotto quella del quartiere, proprio perché noi dobbiamo mettere delle condizioni non solo tutte le parti del territorio di avere i mezzi e le risorse giuste rispetto alle necessità di quel territorio, ma anche un controllo, perché uno dei problemi maggiori di una estensione così come quella di Roma è proprio il controllo, non il controllo nel senso di polizia, di polizia e di il controllo dei cittadini, e quello ci arriviamo, ma proprio il controllo, perché devi vedere e sapere quello che vedono tutti i giorni i cittadini ed intervenire, cioè non ci devono essere zone dove non c'è passato perlomeno una volta, un giorno sì, un giorno no, qualcuno di AMA e che ha visto qualche cosa e che di conseguenza interviene su questo. E noi abbiamo avuto, l'accennava la Presidente Di Salvo, una crisi bruttissima che ha coinciso poi con l'assemblea che abbiamo fatto proprio con i comitati sul territorio e con la richiesta di questo consiglio. Una crisi che ha riguardato sostanzialmente i mesi di maggio, giugno, luglio e l'inizio di agosto, una crisi che ci ha riportato indietro di un anno e mezzo, cioè di quando noi eravamo arrivati, però con un problema diverso, perché quando noi siamo arrivati avevamo un tema di sbocchi, quindi di dove portare i rifiuti, ve lo ricorderete, 2000 tonnellate rimanevano a terra perché non avevano appunto modalità di conferimento, insieme evidentemente ad una fragilità del sistema di raccolta, ma il punto principale era il conferimento. Noi in tutta questa crisi in realtà quello che non è entrato in crisi è proprio il conferimento, perché sulla parte del conferimento noi abbiamo messo in campo un piano pluriennale che risponde esattamente alla quantità dei rifiuti che noi produciamo, abbiamo anche un buffer, uno slot in più per quelle situazioni come Natale, come cioè dove c'è una maggiore produzione dei rifiuti. Ovviamente tutto questo sistema che abbiamo messo in piedi pluriennale è un sistema che deve far fronte a questi anni che ci separano dai nostri impianti. In questo territorio evidentemente si parla del termovalorizzatore, ma invece nella città si parla di un piano dei rifiuti scritto dal sindaco Gualtieri, dal commissario Gualtieri, che prevede due grandi gambe. La prima è quella della raccolta differenziata ed è per di più un piano specifico che noi stiamo anche continuando ad elaborare, che prevede impianti di economia circolare, quegli impianti che sono della carta, della plastica, della selezione della carta e della plastica, dell'umido principalmente, che è il tema dei temi che riguarda appunto tutti quanti noi, quello delle terre di spazzamento, ma ancora quello del RAI, quello del tessile, quindi una costruzione anche dell'AMA che deve guardare alla raccolta differenziata. Anche come aumento, con un obiettivo sfidante che si è posto il piano dei rifiuti. Guardate, AMA oggi era organizzata principalmente guardando all'indifferenziato. Anche la quantità dei giri sull'indifferenziato, in realtà, come avete visto voi,
i cittadini fanno la differenziata se vengono imposte anche delle regole e non sanno che c'è sempre il salvagente, perché nel momento in cui tu puoi buttare sempre quando vuoi all'interno dell'indifferenziato è chiaro che non ti imponi di fare la raccolta differenziata dentro casa. E allora questa crisi che non ha riguardato gli sbocchi, ha riguardato proprio la raccolta, perché in realtà sono entrati in crisi tutti i mezzi. Noi avevamo circa il 60% dei mezzi fermi, tra quelli nelle officine, in manutenzione o che si fermavano. Ha coinciso, ma lì ovviamente c'è qualcun altro che sta indagando, anche con l'allontanamento e un licenziamento di persone legate esattamente a quel settore. Una miopia del management che era in carica in quel periodo, perché è chiaro che se anche si sa che ci sono una situazione di mezzi fragili, li stiamo cambiando, ci sono gli appalti, ma è impossibile che si rompano il 60% dei mezzi e si lasci una città in quelle condizioni. Badate bene, anche abbastanza per noi con una disfatta, la crisi arriva dopo che c'è stato il primo risultato positivo certificato dall'ACOS. L'ACOS dice che migliora la raccolta, che migliora, e noi dopo un mese e mezzo ci ritroviamo in un baratro. C'è stata una scelta forte, quella di cambiare e di sollevare dall'incarico sia il direttore generale sia il vice direttore. Una scelta sofferta, perché voglio dire, non erano persone che noi avevamo trovato. E c'è stato appunto questo nuovo management fatto dal direttore generale Alessandro Filippi, che sta rivedendo anche appunto la struttura con questo duplice obiettivo, quello della raccolta e quindi di impostare l'azienda sulla raccolta differenziata e sulle AMA di municipio. Oggi siamo ritornati per fortuna a un tasso di utilizzo dei mezzi del 65%, il più alto da quando io sono assessore. Questo ovviamente ci consegna una tranquillità, non una soddisfazione, perché c'è ancora un livello per arrivare al punto di soddisfazione della città di come noi la vogliamo, però mentre si rimetteva nei binari giusti la raccolta, ma è stata in grado di fare tre piani straordinari che sono andati tutti bene, cioè il piano scuole, tutte le scuole hanno iniziato con la pulizia fatta in maniera particolare davanti alle entrate, è stato un grande lavoro fatto con i municipi, con gli assessorati alla scuola e anche ai rifiuti. Quindi un piano che veramente ha portato dei risultati. Un piano foglie, noi abbiamo già raccolto la quantità delle foglie che l'anno scorso erano state raccolte alla fine di ottobre, quindi siamo con un mese d'anticipo. Questo ci fa stare tranquilli, diciamo, rispetto agli allagamenti. Già l'anno scorso ne avevamo avuti molti pochi, questo bisogna sottolinearlo, perché comunque era un lavoro che era stato fatto. Oggi siamo in, ovviamente è un piano che non è finito, che sta continuando, che dove c'è appunto anche qui la relazione stretta con i territori, perché i territori sanno più di chiunque altro però dovremmo andare a delle costruzioni anche tecnologicamente avanzate, perché i dati ce l'abbiamo e quindi bisogna cominciare ad utilizzare anche la tecnologia che ci dice le mappe delle zone a rischio idrogeologico, le mappe delle zone a rischio allagamento, eccetera. E il terzo è il piano sulle consolari. Avevamo avuto un rallentamento da tutti i punti di vista rispetto alle grandi arterie. AMA sta facendo in questo caso, insieme al servizio giardini, alle squadre di diserbo che abbiamo nella città, anche quelle che ha il SIMO rispetto ai franchi laterali, proprio per sistemare tutte le consolari. Ma questo ha permesso in più di ricominciare, perché appunto i mezzi erano fermi e quindi non si poteva più fare,
lo spazzamento e il lavaggio delle strade e delle piazze, delle piazze e delle strade. Avrete ricominciato a vedere in giro per i vostri quartieri lo spazzamento, ovviamente è in fieri, ma su questo appunto pensiamo che l'AMA di municipio può notevolmente aiutare. Quello che bisogna fare, e questo è uno dei territori in cui va fatto, il grande controllo sulla nuova ditta delle utenze non domestiche. Abbiamo fatto un accordo, AMA ha fatto un accordo anche con la Polizia Provinciale, che metterà a disposizione per appunto un controllo specifico. Bisogna controllare la ditta e controllare i commercianti, perché noi sappiamo benissimo che in tutti i quartieri, soprattutto quelli commerciali, questo è un tema che ancora è fortemente sentito. Va tutto bene? No. Ma siamo ripartiti sicuramente siamo di nuovo in una fase di miglioramento. Io voglio ringraziare AMA, perché veramente abbiamo questo sport che si parla soltanto male di AMA. AMA è un'azienda sicuramente con grandi difficoltà, ma che ha tanto personale che tutte le mattine ricomincia da zero. Quando noi parliamo dei rifiuti ci dobbiamo rendere, è come le casalinghe che abbiamo combattuto perché non facessero un lavoro allenante e avessero anche una pensione, perché tutte le mattine ti alzi e il letto va rifatto. Ecco, questa immagine è un'immagine che fa capire che quando voi vedete un miglioramento è veramente un miglioramento, nel senso che oltre al servizio normale è la cosa in più, e quindi su questo noi ci dobbiamo assolutamente confrontare. Sono fiduciosa perché in realtà noi stiamo lavorando su tutti i piani, cioè dal piano appunto del rifare il letto la mattina, cioè di quello che va sistemato, raccolto tutti i giorni e pulito tutti i giorni all'interno della città, al piano della sistemazione dell'azienda. È uscito oggi o ieri un bando per spazzini, quindi stiamo continuando a fare le assunzioni a tutti i livelli. Insieme a questo gli impianti del piano dei rifiuti, insieme a questo i centri di raccolta, c'è un accordo con Invitalia per agevolare le gare d'appalto in modo da essere più veloci, e quindi lo sforzo appunto è lavorare su quattro piani diversi, ma io credo che soltanto lavorando su quattro piani diversi noi possiamo veramente, in questo mandato, con questo sindaco, con questo commissario, con questi presidenti di municipio, riuscire a traghettare Roma verso una capitale decorosa, pulita, e che faccia, questa è la cosa più importante, dei rifiuti non un problema ma una risorsa, perché questo è il mood, diciamo, di questo momento storico. Grazie. Grazie assessore Alfonsi. Allora, a questo punto il vicepresidente assessore Gregori e il dottor Capone ci hanno comunicato che preferiscono ascoltare i consiglieri, ascoltare il dibattito e intervenire successivamente. Pertanto apriamo la discussione generale. Prego consiglieri, potete prenotarvi. Prego consigliere Alleori, 10 minuti per intervenire. Grazie. Grazie presidente. Io posso, colleghi? Grazie presidente. Sinceramente io avrei preferito il contrario, che prima intervenisse il vicepresidente e poi noi consiglieri, perché così ascoltavamo anche quello, dopo il discorso dell'assessore Alfonsi, anche quello che c'era da dire in proposito e in modo più dettagliato anche il vicepresidente assessore Gregori. Però avete deciso così, così faremo, insomma. Però ripeto, avrei preferito ascoltare prima loro e poi intervenire noi in discussione, noi consiglieri. Detto questo, presidente, io e tutta l'assemblea ovviamente del consiglio rivendico come gruppo Fratelli d'Italia che la richiesta di questo consiglio straordinario tematico sui rifiuti l'abbiamo richiesto noi, e a me mi vede come primo firmatario. Io non è che io posso chiedere se l'assessore sia andata mentre intervengo, scusi. Cioè, siamo in consiglio.
continuo, Presidente, scusi se sono interrotto. Detto questo, abbiamo assistito per mesi e mesi e mesi a una situazione veramente imbarazzante dei rifiuti. I quartieri del nono municipio, quartieri invasi dai rifiuti in modo, diciamo, indecente, erano diventate, diciamo, discariche a cielo aperto. Ad oggi, sentendo anche il discorso dell'assessore, che mi dispiace che se n'è andata e non ascolta neanche il dibattito in aula, questo me ne dispiace, insomma, ha fatto il suo discorso l'assessore, poi sembrerebbe che se n'è andata e non ascolta manco il dibattito dei consiglieri. Detto questo, sono anni che sento dire che il problema è quello dei mezzi, a volte il problema è quello del personale, però ad oggi non mi sembra di aver ascoltato e sentito nessuna soluzione da parte dell'assessore, o meglio, soluzioni a livello teorico, poi bisogna vedere che se a livello pratico queste vengono poi attuate, perché anche in precedenza abbiamo fatto altri consigli tematici sui rifiuti, però poi di fatto non è cambiato nulla, se non addirittura peggiorato rispetto a quei consigli. Grazie. Grazie, consigliere Alleori. Consigliere Canale, prego, sull'ordine dei lavori. Sì, Presidente, io volevo ricordare che in Capigruppo si era deciso che parlavano prima gli invitati, quindi l'assessore e Ama devono parlare prima, perché non è corretto che i consiglieri, soprattutto di opposizione, facciano delle considerazioni senza aver sentito prima l'assessore Ama del territorio. Questa era la decisione in Capigruppo, perché altrimenti, se no, ogni volta cambiamo l'ordine del consiglio. Poi non voglio neanche evidenziare il fatto che l'assessore comunale entra, parla e se ne va e neanche ascolta. Veramente lo trovo, capisco tutte le emergenze, però anche no. Grazie, consigliera. La Capigruppo per me è un organo molto importante, ma non abbiamo il potere coercitivo di intervento sulla base degli invitati. Noi invitiamo, stiliamo una lista, invitiamo persone autorevoli e dopodiché loro decidono quando intervenire a seconda del loro interesse. Non possiamo imporre agli invitati. E seconda cosa, rivedete i verbali, non è stato deciso di imporre agli invitati l'intervento prima dei consiglieri. Questi sono in ascolto, quindi. Secondo punto, in rappresentanza del comune di Ama c'è il dottor Capone, che è qui rimasto, quindi credo che sia più che sufficiente, almeno dal mio punto di vista. Proseguirei la discussione generale. Prego, consigliere Alleori. Ordine dei lavori? Prego, consigliere De Iulis, chiedo perdono. Grazie, Presidente. Al di là, insomma, degli interventi, no? Chiedere è lecito, rispondere, insomma, è cortesia. Gradiremo ascoltare, al di là delle domande che possono venire durante il dibattito, vorremmo ascoltare anche i rappresentanti dell'AMA, anche per farci raccontare da loro in che maniera eventualmente possono essere aiutati, in che maniera il municipio possa, diciamo, intervenire. Altro discorso è sul vicepresidente, quindi la parte politica, l'assessore Gregori, dove se invece si richiede, invece cosa diversa, sarebbe giusto rispondere. Durante l'intervento del consigliere Alleori, che ha ribadito i perché siamo arrivati a questo consiglio e quando era stato richiesto, in un momento in cui la città versava veramente in condizioni pietose, non che oggi sia migliorata tantissimo, ma comunque era veramente in condizioni pietose. C'è stato anche un po' di tran tram, consigliere Alleori, per cui magari non ha svolto neanche il suo intervento in maniera rilassata, perché ci siamo accorti, insomma, che l'assessore forse è andato via. Allora vorremmo chiederci, chiedo a lei, Presidente, vorremmo sapere se l'assessore è andato via. Magari poteva anche fare un saluto, visto che abbiamo atteso per 40 minuti che arrivasse, e nel caso in cui fosse andato via, Presidente, io dopo l'intervento eventualmente del vicepresidente Gregori le chiedo una sospensione, perché francamente vorremmo confrontarci anche con gli altri gruppi di minoranza, perché dobbiamo capire se ha ancora un senso continuare questi dibattiti tra di noi dopo
che magari se l'assessore è venuto fino qua poteva ascoltare e eventualmente rispondere a qualche nostra domanda. Se così non è, io le chiedo, se l'Aula è d'accordo, se i consiglieri, se gli altri gruppi di minoranza sono d'accordo, di sospendere il Consiglio per vedere come dobbiamo procedere, perché se dobbiamo procedere ancora con la solita tiritera che poi non porta a nulla, allora Presidente forse è meglio anche abbandonare l'Aula, andarsene, perché non ha veramente senso continuare. Grazie. Grazie consigliere De Iulis. L'assessore Alfonsi è andata via per motivi per impegni istituzionali pregressi. Faccio solo presente, ripeto, per un fattore di rispetto, che qui è presente il dirigente di AMA ed è rimasto qui con noi. Sulla base degli interventi di assessori e presidente che si vogliono, che si richiedono, il vicepresidente Gregori è anche disponibile a rispondere qualora fosse o ad intervenire, ma riteneva più opportuno che fosse utile un dibattito e successivamente rispondere a tutto ciò. Detto ciò, ha chiesto la parola la presidente Di Salvo. Prego presidente. No, è già il presidente Bedoni ha già risposto alla domanda del consigliere De Iulis, però io aggiungo una cosa. Voi sapete che il consiglio era convocato settimana scorsa, è stato spostato per via del lutto nazionale per la morte di Giorgio Napolitano e quindi per non allungare troppo i tempi del Consiglio è stato spostato nella data immediatamente utile, ma ovviamente nella giornata di oggi l'assessore Alfonsi aveva diversi impegni perché la sua disponibilità per l'intero Consiglio era per il giorno in cui quel Consiglio è stato disdetto. Non so se sono stata chiara, quindi lei la volta scorsa sarebbe stato tutto il Consiglio, l'abbiamo spostato giustamente per lutto nazionale. Se avessimo dovuto cercare un'altra data di intera disponibilità dell'assessore Alfonsi andavamo troppo in là, ci sembrava avessimo tardato abbastanza rispetto alla richiesta e questo è. Era solo per spiegare diciamo, questo. Silenzio, silenzio tra il pubblico. Sì, prego, sull'ordine dei lavori? Sì, sì, sì. L'importante è che si mantenga la serenità, poi dopodiché ogni intervento è lecito. Un secondo, che dobbiamo attivare il microfono. Prego. No, veramente 20 secondi perché non vorrei andare su un piano diverso, non vorrei fare le polemiche, però Presidente, il discorso del rinvio, noi abbiamo fatto questa richiesta credo 2 mesi fa, quindi una settimana più, una settimana meno, non cambiava nulla eventualmente. Poi mi costringe allora a sottolineare un punto. I consigli tematici, ma penso in tutti i municipi così come in questo, si sono sempre fatti il giovedì pomeriggio, infatti il giovedì pomeriggio è in genere effettuato il consiglio tematico. Ci è stato chiesto la disponibilità per via dell'assessore Alfonso di farlo di mattina. C'è stato richiesto sul rinvio di rifarlo nuovamente di mattina, allora qualcuno, non io, ma magari qualcuno potrebbe pensare che si insiste con il martedì mattina proprio perché almeno non partecipi il pubblico. Allora, aspettato 2 mesi e una settimana non cambiava nulla e si poteva anche fissare di giovedì pomeriggio anziché di martedì mattina. Detto questo, la chiudiamo qua, ho compreso quello che ha detto lei, però ecco, bisognava anche sottolineare il come ci siamo arrivati. Quindi io rinnovo, Presidente, dopo aver ascoltato eventualmente, no, ha detto che preferiva rispondere dopo, mi sembra di aver capito, il Vicepresidente, allora se a questo punto io le rinnovo la richiesta di fare un 5 minuti di sospensione, grazie. Grazie Consigliere De Iulis. Mi segnalate chi interviene sull'ordine dei lavori? Consigliere Cerisola, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, la questione in parte già stato detto dai colleghi, cioè che i consigli tematici fanno il pomeriggio per consentire ai cittadini di partecipare e dobbiamo rispetto ai cittadini, non solo perché si sono presi le ferie per essere presenti, ma direi soprattutto per quello che sopportano, per quello che pagano come utenti, come utenze e quello che sopportano come disagi. Dobbiamo loro rispetto. Per quanto riguarda l'aspetto normativo, l'articolo 26, comma 3, lettera B, dice chiaramente che è la capigruppo che decide come va organizzato il Consiglio, come vanno organizzati i lavori. Quindi è chiaro che decide e dispone, non è che decide così in maniera amichevole.
Noi nella capigruppo, guardo il verbale, 28 agosto, è stato detto chiaramente che la la capigruppo del 28 agosto è stata esaminata la richiesta del Consiglio tematico. La capigruppo del 1 settembre si è parlato di altro. Capigruppo 4 settembre, invece, punto 4, il Presidente rimanda le modalità di svolgimento dell'intervento alla prossima capigruppo, che si è tenuta l'11 settembre. E l'11 settembre è stato definito in maniera chiara quello che era il calendario degli interventi, delle successioni, di come doveva essere articolato e svolto il Consiglio, quindi chi doveva parlare prima e chi doveva parlare dopo. È una questione, ripeto, di rispetto, lo dobbiamo ai cittadini. Consigliere, prego, può dare lettura cortesemente, perché sennò una lettura interpretativa non è... No, non è una questione, io ho citato... Perché se dà una lettura interpretativa ha ragione, no. Se fa lettura del verbale la situazione è diversa. Io ho letto testualmente 4 settembre che è stato rinviato la modalità di svolgimento e intervento alla prossima capigruppo, quindi riferita all'11 settembre. E l'11 settembre devo leggere tutto il verbale, il pezzo? No, per chiarezza, Presidente, anche vedo che ci sono degli ospiti per serietà. Se no ne do lettura io. Presidente, io posso essere interrotto solo per richiamo al regolamento, non entrare nel merito di quello che dico. Questo dice il regolamento. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere Cerisola. Chiedo cortesemente agli uffici di provvedere il verbale della capigruppo per dare lettura di quello che è accaduto in capigruppo, a chiaramento anche per pubblicità nei confronti degli ospiti. A questo punto non vedo interventi prenotati, pertanto sospendiamo il consiglio per... Consigliere, io credo che... Sì, 10 minuti siano sufficienti, quindi sospendiamo fino alle 10:55 il consiglio. Grazie. Riapriamo con la lettura del verbale della capigruppo. Lui. Ma chi deve intervenire sull'ordine dei lavori? Chi fa un intervento? Intervento in discussione generale. Ordine dei lavori. Massimiliano, intervento o discussione generale? Intervento o ordine dei lavori? Ordine dei lavori. Allora, un secondo, riapriamo. Allora, consiglieri, riprendiamo per chiarezza tra tutti noi, e specie per rispetto dei capigruppo. Qui è presente il verbale della capigruppo, dove si riporta che di fatto sono stati concordati gli invitati, i consiglieri, riportato, i consiglieri sono d'accordo. Pertanto, per chiunque volesse, il verbale è qui a disposizione, a chiarezza dei lavori della capigruppo. Procediamo, allora, due ordini dei lavori, Muro PES, De Iulis e poi l'intervento di Cucunato. Prego, consigliere, Muro PES. Sì, grazie Presidente, ma se sull'ordine dei lavori... Silenzio in aula. Prego. Volevo segnalare che se... come ci è stato comunicato, c'erano degli impegni istituzionali da parte dell'assessore, immagino che non siano impegni che sono sopraggiunti stamattina. Bastava dire in capigruppo che l'assessore avrebbe potuto partecipare oggi, ma solo per una mezz'ora, avremmo poi valutato se confermarlo o meno, oppure dirci quando poteva venire il pomeriggio. Questo non è avvenuto, mi dispiace, perché avremmo magari evitato... questo inconveniente che secondo me anche dal punto di vista anche di educazione istituzionale, un assessore interviene, si alza e se ne va, non saluta, non dice perché, lo deve lasciare la risposta in fondo alla Presidente del perché se n'è andato, insomma non mi sembra un comportamento rispettoso per l'assemblea che c'è, per i cittadini che immagino con qualche sforzo siano riusciti a venire di mattina anziché giovedì pomeriggio.
Detto questo, mi sembra che questo consiglio sia a questo punto monco, quindi io chiederei la cortesia al dirigente AMA di fare il suo intervento, perché altrimenti diciamo, mi sembra inutile continuare a mantenere almeno la mia presenza, adesso non so di altri, perché non, diciamo, le questioni interne a municipali ce le possiamo chiarire e discutere in qualsiasi momento. Gli ospiti esterni sono molto importanti, è per questo che tra l'altro abbiamo chiesto, come tutte le, diciamo, come tutte le opposizioni, la convocazione di questo consiglio, quindi è per, era per ascoltare e per farci ascoltare sia dalla parte diciamo amministrativa comunale con l'assessore, sia dalla parte della dirigenza di AMA, e quindi è rimasta una cosa un po' in mezzo al guado. Quindi se l'ospite, il dirigente AMA, è, diciamo, è intenzionato a intervenire adesso per darci la sua visione della situazione, bene, altrimenti posso tranquillamente lasciare l'aula. Grazie. Grazie consigliere Muropez. Per chiunque volesse iscriversi e intervenire, c'è il foglio qui delle presenze, dell'intervento dei cittadini, quindi basta registrarsi e firmare la privacy. Quindi è pervenuta una richiesta, mi dice, mi viene comunicato da Wanda, quindi potete avvicinarvi e iscrivervi sul foglio per gli interventi dei cittadini che hanno uno specifico spazio in consiglio. Prego consigliere De Iulis. Grazie Presidente, no, era solo per in sostanza ribadire insomma quello che ha anticipato il consigliere Muropes. Noi avremmo naturalmente il piacere oggi, visto che abbiamo la possibilità di ascoltare la dirigenza AMA, che ringrazio per la presenza, noi vorremmo ascoltare almeno cosa appunto ha da dirci. Poi non ho capito, si sono prenotati dei cittadini? Quanti cittadini sono prenotati? Non ho contezza del numero, adesso perché, riprendo il foglio. Ok, perché naturalmente abbiamo detto che il consiglio è inutile, per carità, se è prenotato qualche cittadino, però nell'inutilità del consiglio il cittadino che si prenota mi sembrava un pochino, ecco, non si era compreso bene che cosa si sta facendo, insomma. Quindi vabbè, se qualche cittadino sei iscritto, lo ascoltiamo, dopodiché penso, Presidente, l'abbiamo già deciso in questa sospensione, naturalmente se le cose rimarranno queste, ascoltiamo AMA, dopodiché abbandoneremo l'Aula. Grazie. Grazie consigliere De Iulis, sì, ricordo che c'è anche l'intervento del Vicepresidente Gregori. Allora... Sì, allora chiede il vicepresidente di intervenire, consigliere Cucunato. Se... Prego, consigliere Cucunato. Un minuto. Sì, grazie presidente, farò un intervento veloce perché, come già hanno ribadito chi mi ha preceduto, grazie Presidente. Stavo dicendo, così come chi mi ha preceduto ha già esposto una parte del pensiero che volevo esprimere anche io. Al di là di questo volevo fare due considerazioni, proprio perché c'è un dirigente apicale dell'AMA, e fare un po' attraverso queste considerazioni un riferimento specifico alla situazione che stiamo vivendo ormai da 2 anni. Scusate, se avete intenzione di parlare, non è obbligatorio ascoltare, perché uno può anche abbandonare l'aula. Allora, la prima considerazione è, e sarò velocissimo, non voglio rubare tempo all'aula, è che la situazione che stiamo vivendo negli ultimi anni è una situazione molto difficile, basta prendere... In procura, e qui abbiamo un avvocato di chiara fama che sta in aula, gli esposti che ogni settimana vengono iscritti
alla Procura della Repubblica sulle disfunzioni che abbiamo subito in questi due anni. Ma ancora più forte è la voce che si eleva praticamente dalle proteste dei cittadini. Oggi il TG3 Regione Lazio, Presidente, non so se ha seguito, le lamentele sulla situazione dei rifiuti a Roma è aumentata dell'80%, arrivando a 9.000 segnalazioni all'AMA che sono giunte negli ultimi tre mesi, 9.000. Questo lo lascio ai consiglieri, ai cittadini che sono qui in aula, significa proprio un palese fallimento sulla politica dei rifiuti nella nostra città. Detto questo, mi sarebbe piaciuto vedere, arrivo sempre puntuale ai consigli, oggi purtroppo o per fortuna sono arrivato 10 minuti dopo, mi sono perso i primi 5 minuti dell'assessore, poi ho seguito il resto, non sembra che l'assessore abbia portato soluzioni. Dicevo prima fuori, durante l'interruzione, che qualche miglioramento c'è stato, pochi, soluzioni nessuna. E mi sarebbe piaciuto trovare un documento, l'ho chiesto appena sono arrivato, magari anche della maggioranza, perché il supporto e il soccorso dovrebbe venire dai banchi della maggioranza come municipio su quello che succede anche nel nostro territorio, sta succedendo nel nostro territorio negli ultimi due anni per quello che è l'attività dell'AMA. Io concludo con un'ultima considerazione. Ho chiesto all'assessore Gregori di dimettersi perché lui passa da ottimo assessore al commercio, eccellente assessore al turismo, a un pessimo o quasi nullo assessore all'ambiente. È stato fatto poco o niente. Io ho chiesto una piccolissima cosa come consigliere. In genere i consiglieri non dovrebbero passare per le vie brevi. Ho chiesto un piccolo intervento che in un'amministrazione normale si fa tra i 3 e i 5 minuti, Presidente. E invece è più di un anno che aspetto la risposta, e se io come consigliere aspetto da un anno, immagino chi sta dall'altra parte aspetterà 4 o 5 anni quando sarà finita la legislazione. Concludo con una proposta che faccio qui al dirigente, al dottor Cavone, che magari potrà riportare all'amministratore delegato. Io sarei contento proprio se lei trasferisse questa sensazione di centinaia e centinaia di famiglie che ho sentito in questi anni, con una pax sociale che dovrebbe fare l'AMA nei confronti del nostro territorio, restituendo, annullando il secondo semestre di pagamento dell'AMA sui rifiuti a tutti i cittadini del nono municipio, proprio perché nella pianificazione, e basta guardarla sui siti istituzionali della raccolta, l'AMA ha fatto meno del 50%, ed è giusto che i cittadini pagano il 50% della tassa sui rifiuti. Avrei voluto ascoltare le parole del dirigente, ma avrò cura di leggere il verbale, perché dopo l'abbandono dell'aula da parte dell'assessore penso che non abbia più senso rimanere in quest'aula, Presidente. Io lo sa quanto la stimo e quanto ho fiducia quando lei fa le cose, ma su questo tema abbiamo già fatto 2, forse 3 consigli, non saranno 5, non sarà nemmeno l'ultimo questo, ce ne saranno altri. La soluzione è quella di accelerare al massimo la creazione di quella che sono le soluzioni, e le soluzioni sono state anche prospettate con la creazione praticamente del termovalorizzatore che si dovrà fare nella città di Roma, nel nostro municipio, in qualsiasi posto, perché è l'unica soluzione della
problema dei rifiuti. Qualcuno non sarà d'accordo, ma però purtroppo se... Silenzio in aula, allora silenzio in aula. Io chiudo abbandonando l'aula perché, ripeto, sarebbe facile dire quello che è successo, però effettivamente preferisco che si trovino delle soluzioni e che ci siano praticamente delle attività che anche attraverso la raccolta dei documenti all'interno dei municipi con le soluzioni anche in sinergia con i cittadini si possono trovare. Penso che oggi il Consiglio sia stato un consiglio inutile, avrò modo di leggere la relazione sul verbale del dirigente, però ho veramente poca fiducia a questo punto che si trovino soluzioni relative praticamente al tema che oggi abbiamo affrontato. Grazie. Grazie. Silenzio nel pubblico. Silenzio nel pubblico, consigliere Cucunato. Richiamo cortesemente la signora nel pubblico a non urlare giudicando, se no. Grazie. Allora, non vedo altri interventi. Ha chiesto di intervenire il vicepresidente e assessore Gregori. Prego. Solo un attimo. Silenzio in aula. Solo un attimo. Prego, silenzio in aula. Non stiamo procedendo. Silenzio, consigliere De Iulis, non può intervenire. No. Nessuno ha deciso che ascoltiamo i cittadini. Consigliere, non può parlare senza microfono, deve richiedere. Consigliere, io sono stato il primo a far presente in capigruppo che questa modalità coercitiva di richiesta di consigli tematici non ha senso, e l'ho detto per primo. Prego, assessore Gregori, si prenoti. Ecco. Consigliere De Iulis. Grazie presidente. Ho già dato la parola all'assessore. Consigliere De Iulis, rimanga in aula, sarò brevissimo. Consigliere De Iulis. Prego, assessore. Successivamente i consiglieri che si prenotano per l'ordine della. Mi dispiace che accadano queste cose, e soprattutto perché io ho deciso di parlare successivamente. Silenzio in aula, silenzio in aula, consigliera Canale. Silenzio in aula, consigliera Canale, cortesemente, se deve uscire. Vabbè, attendiamo che escano tutti e poi continuiamo a parlare. I cittadini intervengono di diritto, è nel regolamento. Solo che c'è un tempo per ogni cosa, non è che ognuno interviene quando vuole. Ah, certo, a chiusura del consiglio. Prego, consigliere, prego, assessore. Allora, vi stavo spiegando, inizialmente ho detto di se potevo intervenire successivamente all'ascolto dei cittadini, semplicemente perché abbiamo aperto il consiglio col presidente del consiglio. Ha parlato la presidente del municipio, che per me quando parla il presidente del municipio ha parlato tutta la giunta, poi ha parlato l'assessore Capitolino, quindi ritenevo inutile che parlassi io successivamente a loro, e che era meglio ascoltare voi, ascoltare i cittadini e poi magari rispondere alle sollecitazioni che potevano arrivare. Perché vedete, e raccontatelo ai nostri colleghi dell'opposizione, che mi dispiace che siano usciti, i consigli tematici debbono essere visti come un'opportunità di confronto per far emergere appunto le criticità e insieme cercare di trovare delle soluzioni. Ma noi queste criticità le facciamo emergere se ci ascoltiamo tra di noi. Poi, se io volete che vi faccio la carrellata di quello che è stato fatto fino ad oggi,
ve la faccio, non c'è nessun tipo di problema. Ci sono anche tantissime criticità che noi maggioranza, noi giunta, noi consiglieri e noi tutta la maggioranza sappiamo che insistono sul nostro territorio e che per le quali lavoriamo H24, 7 giorni su 7 per cercare di risolvere. Anzi, fatemi, li vedo qui, i responsabili dell'AMA del nostro municipio, il responsabile dell'AMA cittadino, fatemeli ringraziare per il lavoro giornaliero che fanno e per il lavoro giornaliero che hanno fatto in quel determinato periodo da aprile a luglio, che è stato devastante, ma non è stato devastante per tutti, è stato devastante per me cittadino, per me amministratore e per tutti noi amministratori. Quindi fare questo teatrino non serve a nulla, nessuno ha abbandonato l'aula, l'assessora Alfonsi non ha abbandonato l'aula, è venuta, ha fatto il suo intervento, purtroppo oggi è accaduto un fatto e ha dovuto andare via, ma non ha abbandonato l'aula, anche perché noi siamo qui c'è la Presidenza del Consiglio, c'è tutta la maggioranza, c'è la Giunta con la Presidente, c'è AMA. Voglio dire, chi è che ha abbandonato l'aula? Siamo qui. Allora, se vogliamo discutere, io ripeto, io sono per ascoltare prima i cittadini e poi dopo intervenire su vostre sollecitazioni. Se vogliamo continuare, continuiamo in questo senso. Fate rientrare i vostri e i nostri colleghi in aula, mettiamo fine a questo teatrino che hanno messo in atto e diamo atto ai cittadini che sono seduti lì, che magari hanno lasciato anche i loro impegni per venire qui a dirci qualcosa che a loro serve, qualcosa che loro hanno da proporre, ascoltiamoli e dopo che l'abbiamo ascoltati magari tiriamo le somme e cerchiamo di fare anche qualche proposta. Grazie. Grazie Assessore Gregori. Ha chiesto di intervenire in discussione generale il Consigliere Alleori. Prego Consigliere Alleori. Grazie Presidente, io non mi vado a ripetere sull'intervento che ho fatto precedentemente. Come vede, nonostante tutta l'opposizione sia uscita e anche parte del nostro gruppo che è Fratelli d'Italia, io e il consigliere Sordini siamo rimasti in aula perché io sono abituato nella vita a predicare bene e razzolare meglio se è possibile, nel senso che come pretendevo rispetto istituzionale da parte dell'assessore al comune di Roma Alfonsi, lo do anche al vicepresidente e assessore e al presidente del municipio e a tutti noi, perché stava intervenendo e volevamo ascoltare quello che ci aveva da dirci. Assessore, sa quanto la stimo, le riconosco il grande lavoro che fa, nelle mille difficoltà che ci sono in questo municipio, perché non ci dimentichiamo mai che questo municipio come sezione territoriale è più grande di Milano, perciò voglio dire, è un territorio molto grande. Ovviamente ringrazio anche AMA che nonostante anche loro le mille difficoltà fanno quello che possono, perché voglio dire, se non ci sono mezzi, non ci sono personale, i miracoli non li possono fare. È pur vero che però lì è la parte politica dell'amministrazione centrale, quindi del Comune Roma, che deve provvedere ai mezzi e alle risorse umane per mettere in condizioni migliori AMA di svolgere il proprio lavoro. Però è innegabile che quello che è successo oggi, vicepresidente Gregori, non è una cosa carina, perché ovviamente in capigruppo, io non faccio parte della capigruppo, però si è concordato il giorno del consiglio, che ovviamente è stato concordato in base anche agli impegni dell'assessore, non è che è stato invitato all'ultimo momento ed è venuto, perciò era un consiglio concordato. Proprio per questo diciamo che rispetto alla richiesta che abbiamo fatto noi di Fratelli d'Italia, diciamo sono passati 2 mesi, 3 mesi quelli che sono passati, proprio per trovare un punto di incontro con gli impegni istituzionali dell'assessore. Oggi mi tocca sottolineare il fatto che l'assessore non si è comportato bene,
perché è venuto qui, ha fatto il suo discorsetto, non ha detto nulla, io nel mio intervento precedente l'ho ribadito, non ha detto nulla rispetto ad altri consigli che abbiamo fatto telematici sui rifiuti, non ha detto, diciamo, in prospettiva quali sono le soluzioni per risolvere questa situazione critica, in pratica non ha detto nulla, cioè se mi consentite faceva più bella figura non venire fin dall'inizio un consiglio, perché venire, fare il suo discorso e non ascoltare neanche il dibattito che si poteva svolgere in aula tra i consiglieri e anche sentire gli interventi dei cittadini che sono venuti qua stamattina, credo che non sia proprio una cosa giusta e regolare. Con l'aggravante che se n'è andato senza nemmeno salutare. Cioè, c'è una serie di cose, e questo purtroppo io capisco, tra virgolette, la sua difesa d'ufficio nei confronti di un assessore della sua parte politica, però negare l'evidenza diventa anche complicato anche da parte vostra, che invece siete bravi a trovare, diciamo, queste giustificazioni. Grazie. Grazie consigliere Alleori. Allora, se non ci sono altri interventi, io farei intervenire il dottor Capone, che è in rappresentanza di AMA. Mi preme salutare, l'ha già anticipato l'assessore Gregori, il dottor Romolo e il dottor Mancini, che sono presenti qui in AMA in rappresentanza di AMA Municipale. Prego, dottor Capone. Grazie. Dall'altra. Ok. Chiedo scusa, potete chiudere la porta cortesemente? Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie. Io sono Leslie Capone, sono il responsabile della struttura delle AMA di municipio. Sono in questo incarico da 6 mesi e, come dire, ho fatto subito il battesimo del fuoco, perché poco dopo che sono entrato in azienda abbiamo avuto purtroppo una crisi nella raccolta dei rifiuti, quella particolare di giugno e luglio. Allora, AMA ovviamente non è un'azienda che sta svolgendo un servizio perfetto, tutt'altro, ha delle forti criticità che si sono ovviamente, hanno le ricadute sul servizio che prestano nei confronti della cittadinanza. Detto questo, è chiaro che l'azienda si trova in condizione per alcuni ritardi che si sono accumulati. Ora, il problema più grosso che c'è stato quest'estate è stato soprattutto un problema nella quantità di mezzi funzionanti per garantire il servizio, sia nella raccolta stradale lì dove ci sono i cassonetti, sia nella raccolta porta a porta. Diciamo che le due cose sono state una conseguenza dell'altra. Noi abbiamo un parco mezzi vecchiotto, e che ha causato, come dire, la richiesta di riparazione per molti di essi, e quindi in quel periodo noi abbiamo avuto circa poco più di un terzo dei mezzi effettivamente necessari che erano funzionanti per il servizio. Questo ritardo, soprattutto nella raccolta stradale, ha causato l'impegno degli operatori nella raccolta dei sacchetti che rimanevano fuori i cassonetti. E questo ovviamente di conseguenza ha avuto un minor numero di personale da dedicare alla raccolta porta a porta e un minor numero di personale da dedicare ovviamente allo spazzamento e alla pulizia delle strade. Quindi è stato sostanzialmente una catena. Ora la situazione è, ovviamente non siamo ancora a livelli, a buoni livelli, ma stiamo comunque migliorando, e questo è effettivamente quello che si può vedere nelle strade. Questo non significa che è un servizio perfetto, né che è un servizio effettivamente all'altezza di quello che dovrebbe essere, ma è semplicemente il segnale di un recupero. Che cosa sta facendo AMA come azienda per poter garantire un servizio buono per i cittadini? Da una parte sta
procedendo a nuove assunzioni che sono tutte concentrate sugli operatori che sono per strada. Abbiamo fatto in questo anno, soprattutto subito dopo agosto, all'assunzione complessivamente di 200 nuovi operatori, tutti ovviamente molto giovani, e altrettanti si prevedono nei prossimi mesi. E questo dovrebbe consentire, dal punto di vista del personale, di non avere più problemi. Oltretutto una riorganizzazione interna sta reclutando anche nuovi autisti. Per quanto riguarda i mezzi, invece, abbiamo avviato nuove gare, sia per i mezzi più grandi, quelli che forse avete sentito nominare qualche volta, che sono le macchine madri, cosiddette macchine madri, che sono i mezzi più grandi che servono per rendere più rapido il servizio ed efficientarlo, nel senso che raccolgono tutti i rifiuti raccolti dai mezzi più piccoli, li concentrano e poi li portano laddove devono essere smistati. In questo modo si evita un rallentamento di mezzi piccoli che vadano a smaltire il rifiuto raccolto. Dall'altra parte, si acquisteranno anche nuove spazzatrici che serviranno a rafforzare ovviamente il servizio della pulizia delle strade, che è uno di quelli che è più in ritardo, e dall'altra parte anche i mezzi più piccoli che servono soprattutto per il porta a porta e soprattutto per quelle zone della città dove è più complicato utilizzare i grandi mezzi, quelli che vengono chiamati CSL, che sono quelli che svuotano i grandi cassonetti. Queste due cose sono quelle più operative sui quali AMA sta lavorando. Sta già lavorando anche al cosiddetto piano Natale, e cioè tutte quelle misure che non sono solo l'aumento del personale, l'uscita dei mezzi dalle officine. Noi adesso siamo dal poco più di un terzo, che avevamo nel momento peggiore, siamo tornati lo diceva prima anche l'assessora Capitolina, a circa il 65% dei mezzi funzionanti, e questo ovviamente significa quasi un raddoppio dei mezzi che erano presenti durante la crisi, e questo e altri stanno finalmente uscendo dalle officine e quindi consentiranno un servizio migliore. Accanto a questo anche si sta lavorando sul rafforzamento con prestatori esterni e con altre aziende esterne perché diano un rinforzo nel mese più intenso, che è quello intorno a Natale, cioè grosso modo dall'inizio del mese fino alle festività concluse. Oltre a questo, il superamento delle vecchie convenzioni per quanto riguarda il diserbo porterà AMA, adesso lo porterà in questi due mesi, al rafforzamento del lavoro che già fanno le imprese sui territori, e poi dal 1° di gennaio, come già stato annunciato, AMA riprenderà a sé questa attività, che si coordinerà ovviamente con quella di spazzamento e pulizia delle strade, perché ovviamente sono interventi complessivi che poi si vedono ovviamente dal punto di vista della fruibilità da parte dei cittadini di strade e piazze pubbliche. Questo ovviamente non nascondo che da un punto di vista economico aziendale il tema anche che preme su AMA è quello del non avere impianti propri e quindi di avere un costi molto elevati per lo smaltimento poi del rifiuto, delle frazioni di rifiuto che vengono raccolte. Su questo è un altro punto sul quale AMA sta lavorando, perché sono stati ipotizzati, al di là del termovalorizzatore, che ovviamente è quello che più appassiona soprattutto anche in questo municipio perché dove sarà localizzato, che ha ovviamente una sua complessità maggiore rispetto ad altri impianti, ma AMA sta anche lavorando sugli impianti per quanto riguarda la carta e la plastica, quindi sul multimateriale, due impianti che avranno due linee ciascuno, quindi quattro linee di lavorazione, e anche sull'organico a Casalselce e con qualche approfondimento in più anche Cesano dovrebbe essere. Quindi altri impianti che serviranno a creare piano piano un'autonomia di AMA rispetto alla raccolta e soprattutto allo smaltimento dei rifiuti, che ha ovviamente le ricadute anche dal punto di vista economico, perché da costo
che è attualmente lo smaltimento dei rifiuti, può diventare invece un ricavo e quindi anche dal punto di vista economico consentire degli introiti che poi ovviamente vanno riversati sugli investimenti da fare in mezzi e in personale, sempre nell'ottica ovviamente del miglioramento del servizio. Rispetto al municipio, un'altra cosa sulla quale AMA sta lavorando, che deve molto migliorare, è un maggior coordinamento ovviamente con le strutture territoriali nella valutazione del servizio specifico sul territorio, perché Roma è una città molto grande, 15 municipi, con grandi diversità all'interno degli stessi municipi e che quindi non può immaginare di offrire un servizio standard uguale per tutte le zone di Roma. Ma questo va ovviamente, passate il termine, non proprio credo, va un po' personalizzato ovviamente a seconda delle zone, dei quartieri di Roma. Qui su questo municipio poi in particolare abbiamo una forte presenza della raccolta porta a porta e una minore della raccolta stradale, che ovviamente ha anche problemi e tematiche diverse. Anche su questo il rapporto con il municipio in quanto istituzione territoriale serve anche ad AMA per capire come migliorare il proprio servizio, come renderlo più puntuale rispetto alle zone, ai quartieri e alle aree di questo municipio. Io per il momento mi fermerei qui, però rimango qui a disposizione ovviamente per qualsiasi altra domanda o approfondimento. Grazie, dottor Capone. Allora, consiglieri, siamo in discussione generale. Prego, consigliera De Vivo. Chiedo agli altri consiglieri, qualora volessero, di prenotarsi, altrimenti diamo la parola ai cittadini. Prego, consigliera De Vivo. Grazie Presidente. Io credo che ci sia stato un misunderstanding nei lavori di questo Consiglio, che mi dispiace veramente che i consiglieri di opposizione, di minoranza, escano quando noi vogliamo parlare. Non lo ritengo giusto, come io ho ascoltato i loro interventi, non lo ritengo giusto. Sinceramente mi dispiace tantissimo. Il misunderstanding è stato spiegato perché i consigli tematici, questo consiglio tematico che non è il primo ma è il quinto, probabilmente ci si aspettava una interazione fra maggiore che invece l'opposizione voleva ascoltare prima. È un misunderstanding, quindi io direi che su questa cosa dovremmo continuare a chiarirci, ma insomma è effettivamente in questo momento io mi dispiace tantissimo che i consiglieri escano e rientrano. Io devo dire che rispetto alle cose che sono state dette non è vero che l'assessora comunale Alfonsi non ha dato le risposte. Avrei gradito un intervento più lungo, però nel suo intervento io ho capito tantissime cose. Per esempio parlavamo in questi giorni del piano foglie e il piano scuole, quindi io mi sembra che i piani su cui si sta intervenendo per risistemare la situazione siano tantissimi, mentre prima questi piani non c'erano. E questi piani è stata veramente la crisi, ma anche tutte le assemblee, ma anche tutte quelle 9.000 richieste che si diceva prima il consigliere Cucunato, secondo me a far capire al Comune, all'assessore, che andava fatto molto di più e quindi andavano date delle risposte ancora più diverse rispetto a quelle precedenti. Che significa quindi il piano scuola? A me piacerebbe sapere esattamente il piano scuola, in che modo si sta sviluppando nel nostro municipio, ma lo trovo una cosa importante perché i bambini che arrivano a scuola devono essere accolti ad un ambiente decoroso. Il piano foglie in generale che ci preoccupa per l'enorme presenza di alberi che intasano tutti i nostri tombini. L'anno scorso è vero, ci sono stati meno intasamenti e quindi
e questo si è notato. Io spero tantissimo questo piano foglie non ci obblighi a, cioè non allaghi più le nostre strade. Detto questo, io devo dire che comunque vanno la situazione nei nostri municipi è migliorata, leggermente o tantissimo sta nelle nostre percezioni. Io devo dire che finalmente, dopo tanto tempo, ho visto che la strada dove abito io è stata diserbata, è spazzata, la raccolta differenziata ancora ha degli scossoni, qualche volta passano la raccolta e qualche volta no. Abbiamo capito perché non passano, perché ci ha spiegato il dirigente dell'AMA, Leslie Capone, che c'è stato un problema rispetto al conferimento, no? E ai mezzi rotti. Quindi io ci avrei però ancora delle domande da fare. Una, io vorrei capire, si sta parlando da tempo di questo contratto AMA che si sta scrivendo da tanto tempo. Quando verrà firmato? Perché ancora non si firma questo contratto? Perché io immagino, se questo contratto AMA è legato al discorso del decentramento, non lo so se ci sono dei collegamenti su queste cose, perché firmare il contratto AMA, secondo me quel giorno è una svolta. Insomma, questa è la domanda fondamentale che faccio. Comunque, in generale, io effettivamente un'altra delle situazioni tristi che ho visto sul nostro territorio è anche l'attacco alle persone dell'AMA che lavorano. Io credo che non ci si debbano mai attaccare i lavoratori, ma sempre partire dall'organizzazione di quel lavoro e dalla rimozione di tutti i problemi quei lavoratori sono costretti all'organizzazione del lavoro che i lavoratori devono rispettare. Quindi effettivamente mi è dispiaciuto, e devo dire a onor del vero che ho visto anche delle cose adesso, ho visto anche degli operatori AMA con i guanti raccogliere i sacchetti dalla terra, cosa che non hanno mai fatto nel passato, e che quando qualche volta io come cittadina chiedevo a questi operatori AMA di raccogliere la roba che era sui marciapiedi, loro non la prendevano, perché dicevano che il contratto chiedeva loro soltanto di prendere le cose che erano nei cestoni, e allora io da cittadina prendevo, forse ho fatto una cosa sbagliata, però prendevo il sacchetto, lo mettevo nel secchione e loro lo svuotavano. Devo dire che questa cosa è sicuramente migliorata, però anche gli operatori dell'AMA, e quindi insomma va tutto il mio ringraziamento per questo sforzo, ma certamente noi come cittadini non dobbiamo mai attaccare, secondo me, i lavoratori. Grazie. Grazie. Richiedo sostituzione del consigliere Alleori in qualità di scrutatore con il consigliere Burgio. Grazie. Burgio, prego, voleva intervenire. Sì, no, i consiglieri sono fuori, non sono seduti ai posti, quindi sono fuori. Consigliere Burgio, prego. Dunque, intervengo innanzitutto per appunto ringraziare il dirigente AMA che ci ha ascoltato, ci ascolta e ci ascolterà. E relativamente all'intervento della collega Patrizia Divo sul fatto della fuoriuscita della maggioranza, non sono né dispiaciuto né contento, cioè della fuoriuscita della minoranza, non sono né dispiaciuto né contento, perché secondo me fa parte della logica politica, lo facevano i senatori romani che andavano sull'Aventino, quindi io ho tutto il rispetto della minoranza quando esce o quando sta in aula, ci mancherebbe, una logica e una dialettica politica che va rispettata, e quindi assolutamente è un loro modo di protestare, secondo me sbagliato, ma va comunque accettato. E intervengo appunto per ringraziare il dirigente e soprattutto per
fare un paio di proposte. Una l'avevamo discussa anche con l'assessore Gregori, quella di aumentare la possibilità della raccolta, della grande raccolta, quella che al momento avviene una volta al mese nei quartieri, di poter in qualche maniera trovare delle possibilità in alcuni punti appunto del nono municipio per una raccolta, la grande raccolta una volta a settimana. Almeno il cittadino sa che una volta a settimana il mobile, piuttosto che, non so, il televisore, può buttarlo in quel luogo. Secondo me è proprio questa la grande necessità. Quando ero ragazzo io a Largo De Gregori a Decima, una volta a settimana c'era un grande contenitore dove la gente buttava dentro chiamiamola come vogliamo, dove veniva buttata l'immondizia. Quindi ecco, un suggerimento che posso darle, ringraziandola di nuovo, è quello che appunto si possono fare delle raccolte più frequenti delle grandi immondizie. Grazie. Grazie consigliere Burgio. Consiglieri, se non ci sono altri interventi a questo punto, io darei l'opportunità ai cittadini di intervenire. Ribadisco le regole di ingaggio, perché sennò poi sembra che sono arbitrario con chi ho piacere e via dicendo. I cittadini possono intervenire in un numero massimo di 5 per 3 minuti. A 2 minuti batto sul microfono. Quindi procediamo a questo punto, se siamo tutti d'accordo, con gli interventi dei cittadini. La prima che si è scritta a parlare è Chiara Barberini, Circolo Legambiente Agroromano Meridionale. Direi che non c'è. È uscita, perfetto. Mario Pagani, Coordinamento Comitati di Quartiere, Municipio 9. Prego, lì davanti a lei, può aprire il microfono un secondo che glielo abilitiamo. 3 minuti per intervenire. Allora, nel mentre comunicazione di servizio, faccio presente ai consiglieri che viene convocata per il giorno 10/10/2023 alle ore 14 l'elezione della commissione decentramento. Quindi chiedo soprattutto ai commissari di prendere appunto su questo. Martedì 10/10 ore 14. Dopodiché arriverà a convocazione, grazie sempre Maria, grazie agli uffici. Prego, dottor Pagani, 3 minuti per lei. Allora, buongiorno Presidente. Io ho ascoltato con un certo interesse gli interventi dell'assessore e tutti gli interventi che si sono succeduti. Tanto ringrazio la Presidente per questa assunzione di responsabilità che lei così ci ha detto, e la prima cosa che mi viene in mente è capire se questa crisi o questa emergenza che c'è oramai da un anno, perché il coordinamento è riuscito a documentare un anno di disservizi grazie a questi strumenti che si chiamano cellulari, che contengono fotografie digitali che hanno un timbro sul luogo, sull'ora e sul posto su cui si sono fatte le fotografie e sul quale abbiamo fatto una denuncia alla Polizia Municipale, che ha attivato un'indagine amministrativa su questo tipo di servizio. La cosa che mi lascia un po' perplesso è questo, che pare che questa crisi ama non la conosca, in quanto io personalmente e altri cittadini abbiamo chiesto lo storno per mancato servizio della Tari. La risposta, ve la faccio vedere, targata AMA, dice, parole testuali, che la riduzione della tassa, o comunque lo storno delle cifre, è solo in caso di impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno, pericolo di danno alle persone o all'ambiente riconosciuta dall'autorità sanitaria o denunciata dal Comune di Roma. Bene, io personalmente ho inviato all'assessore Anfonsi e al comandante della Polizia Municipale del municipio del Comune di Roma una mail ordinaria e successivamente una PEC denunciando la situazione, al quale ovviamente non ho ricevuto risposta,
Poi ho mandato questa lettera di richiesta di storno, al quale ho ricevuto questa risposta. Allora, pare che qui l'emergenza rifiuti non ci sia, signori. È questa la grossa presa in giro di AMA. È questa la disorganizzazione. Ricevere una lettera dove non c'è neanche la firma del responsabile. Non c'è la firma del responsabile. Capisce? Non ci abbiamo neanche la firma di chi fa queste lettere. E questa è una cosa che è un raggiro verso il cittadino. Non c'è un'emergenza. Io ho scoperto che non abbiamo avuto un'emergenza. Non c'era. Non c'era. È scritto nero su bianco. Io vi chiedo se voi, come cittadini, non vi sentite un po' così presi in giro. Come lo vogliamo dire? Io mi sento così. Quando la tassa dell'AMA, sappiamo anche che ci sono zone di Roma che la pagano in modalità molto ridotta. Avevamo un servizio, il NAD, che poteva perseguire questo tipo di evasioni, chiamiamole così. Beh, questo servizio è stato praticamente smantellato, l'abbiamo visto sgretolarsi sotto gli occhi, era per noi di grosso aiuto in certe vicende sugli sversamenti, cioè praticamente oramai inefficiente. Poi passerei al contratto di servizio. Io non so quanti di voi si siano mai letti il contratto di servizio, e concludo rapidissimamente. Il contratto di servizio è una specie di Bibbia, il quale il cittadino praticamente non ha nessun potere, zero, non abbiamo nessun potere. Il controllore e il controllato praticamente sono esattamente chi controlla la società, ovvero sia il Comune di Roma, e AMA. Noi non possiamo fare niente, i cittadini non possono dire niente, pagano e basta. Ecco, io su questo pure vorrei che il cittadino nel contratto di servizio non sia considerato un po' una mucca da mungere, ma sia considerato un elemento attivo che può intervenire nel contratto. Concludo facilmente la cosa, no? Qui abbiamo parlato cosa fa il cittadino, la raccolta porta a porta, siamo pieni di regole noi cittadini, dobbiamo fare un lavoro per differenziare, fare, eccetera, eccetera. Poi all'ultimo, chi ci impone queste regole, le regole non le rispetta mai. Pensateci sopra, perché questa è la realtà dei fatti di AMA. Grazie. Grazie, dottor Pagani. Poi possiamo lasciare il microfono aperto lì per il prossimo intervento. Io non ho chiara lettura, spero che nessuno si offenda, però è la signora Giuseppina Toranciatisano. Brancatisano, chiedo scusa. Brancatisano Giuseppina, Comitato Verde Ferratella, perfetto. Prego, 3 minuti per lei. Ok, allora grazie intanto per averci dato questa possibilità, perché con AMA non si riesce proprio ad avere nessun contatto, come diceva prima, è muro, noi paghiamo e basta. Le responsabilità di chi sono, di chi non sono, è un altro discorso. Allora, io da 7 anni mi occupo di pulire qualcosa come 12 ettari di spazio tra verde, più verde, quasi solo verde, del quartiere Ferratella. Il nostro quartiere è fatto in maniera particolare, ci sono delle stradine che attraversano questi parchi che sono fatte apposta, la gente deve passare per forza da lì, sono vere e proprie strade, però questo non è riconosciuto e quindi è tutto così. Va bene, allora, l'ultima decisione recente da parte di AMA di togliere, o del servizio giardini, di togliere i cestini dall'interno delle aree verdi, almeno dove noi abbiamo potuto constatare, che è il Parco Coriza, non ha dato risultati efficienti, anzi, all'incontrario. Io penso che il primo punto per mantenere pulito un minimo di decoro intorno è non buttare per terra. Ma non c'è nessuno che controlla questa cosa, nessuno che fa mai una multa, nessuno che mai dice qualche cosa. Come ci dobbiamo organizzare per farlo? Allora, primo, per il contratto attuale esistente, AMA non pulisce nelle aree verdi. Se AMA non pulisce nelle aree verdi, significa che noi non possiamo permettere che contenitori di esercizi commerciali o di altre cose stiano nelle aree verdi, siano prospicenti alle aree verdi, perché questo significa che tutta quella zozzeria lì è e lì rimane finché non vanno i volontari del Comitato Verde Ferratella a toglierla. Questo è un punto.
che mi chiedo il nuovo contratto se riuscirà a gestire questo fatto di non fare scarica barile. Qui è del servizio giardini, qui è dell'AMA. La carta è carta, la plastica è plastica, la zozzeria è zozzeria, punto. Andiamo. Allora, fatto le campane di vetro. Le campane di vetro, viene tolto il vetro, però per terra non viene mai pulito, è sempre pieno di vetro. E ultimo, sono state messe delle campane di vetro sulle aree verdi. Ma voi vi rendete conto, quando lo togliamo il vetro da quel posto lì? Mai! Abbiamo denunciato questo fatto, abbiamo scritto, abbiamo fatto, niente, non si è mossa una paglia. Non si sa chi dirlo, chi è il responsabile di questa cosa, chi si deve muovere. Andiamo avanti. Allora, le segnalazioni dei cittadini. Scusate, io penso che l'AMA ha un esercito di persone che tutti i giorni girano per la città, il cittadino deve segnalare, ma segnalerà una cosa eccezionale una volta ogni morte di pava? Non è che deve segnalare, perché l'AMA sa già perfettamente tutto quello che succede, dovrebbe saperlo, perché ha le sue persone in giro per il coso. Allora, noi abbiamo chiesto, ringraziamo la cortese collaborazione del consigliere Ecca, che ogni tanto ci ascolta, anche se spesso fa effetto materasso, nel senso che gli scarichiamo addosso tutto e indietro non ci torna niente come risultato. Abbiamo chiesto 40 cestini da mettere intorno alle aree verdi, sulle strade, su strada dove ama può arrivare e togliere quando vuole. Abbiamo chiesto più volte anche un incontro con i responsabili AMA per vedere come organizzarci, per usufruire di questa cosa qua. E poi basta, ecco, dicevo, la prima cosa è non buttare per terra. Io abito a Roma da 45 anni, e ben da 45 anni vedo che dove c'è una padella si butta per terra la roba e non c'è verso di dirgli raccogliete questa cosa, mettetela in un sacco, mettetela da qualche parte, non buttatela per terra. Dove ci sono i mercati rionali è così. Andate a vedere anche l'ultimo nato in via Goboni e vi renderete conto. Grazie, arrivederci. Grazie a lei. Paolo Ceccarelli, presidente del comitato di quartiere Santa Palomba. Si prepari De Noia, che saluto tra l'altro, che è stato anche ex consigliere e ci fa sempre piacere vederlo. Prego. Grazie presidente, buongiorno. Dunque, io sono qui appunto per esternare quello che noi comitato di quartiere avremmo desiderio che si realizzasse. Per esempio, ho sentito l'AMA con piacere che ha detto che stanno incrementando i siti di trattamento di rifiuti. È questo che noi da tempo chiediamo, perché in effetti il trattamento di rifiuti, in modo particolare l'umido, diceva, questo sarebbe una cosa grande. E questo significa quindi poter incrementare anche, avere anche un rientro della raccolta differenziata, come ho sentito dire dall'assessore, che diceva che siamo noi incrementando anche la raccolta differenziata. Ma allora mi chiedo, se l'obiettivo è questo, che è veramente l'obiettivo che ci aspettiamo tutti, raccolta differenziata e trattamento dei rifiuti, però allora mi chiedo, ma perché fare un inceneritore? Questo inceneritore mi sembra già esagerato, perché a tempo di Rutelli si parlava a Sant'Ombra di un inceneritore di 400.000 tonnellate, quando a tempo di Rutelli Roma aveva più abitanti di oggi. Oggi si fa l'inceneritore di 600.000 tonnellate e poi si va verso la raccolta porta a porta, la raccolta differenziata. Quindi questo inceneritore secondo me è inutile. Poi l'inceneritore cosa comporta? Comporta un impatto ambientale fortissimo. Impatto sulla salute, impatto sulla viabilità, impatto su tante cose, e quindi noi siamo contrari in assoluto a questo inceneritore. Poi mi chiedo, ma non so se il sindaco quartiere si rende conto, ma l'inceneritore cosa significa? Significa lasciare per strada i cassonetti. I cassonetti sono quelli che portano topi, cinghiali, gabbiani, e Roma non sarà mai pulita.
finché c'è i cassonetti. Bisogna togliere i cassonetti, bisogna aumentare la raccolta differenziata, come fanno per esempio i comuni di Pomezia. Uno mi dirà, vabbè, Pomezia, Albano, Tivoli, sono piccoli comuni, Roma è un'altra grande. Sì, ma Roma ha tante circoscrizioni, può benissimo fare anche delle circoscrizioni ancora più piccole e quindi gestire come fanno gli altri comuni. Questo noi chiediamo e ci auguriamo, perché poi se no arrivano i turisti, ma che troveranno a Roma? Dice, ma mettiamo magari i cassonetti nuovi, ma tanto poi arriva il rom che tira fuori la roba, c'è quello che non è civile, non la butta dentro, la mette fuori. Insomma, Roma sarà sempre uno schifo finché ci saranno i cassonetti. Quindi questo inceneritore per noi è inutile, anche perché poi c'è San Vittore, che già è sufficiente a 400 tonnellate, quindi perché farne una a Santa Palomba? Mi chiedo questo. Grazie. Grazie, dottor Ceccarelli. Precisissimo nei tempi, tra l'altro, una stellina. Dottor De Noia. No. Gli ospiti intervengono di là, non nelle postazioni dei consiglieri. No. Di là. Se no poi risulta che l'intervento è registrato al consigliere ed è problematico. Grazie. No, io volevo intervenire da quella postazione che è stata per 10 anni il mio microfono. Però vabbè, diciamo. Dunque, io approfitto innanzitutto di questo intervento per la presenza, diciamo, dei responsabili dell'AMA, in quanto, diciamo, in 3-4 minuti non c'è l'opportunità di dire le cose che volevo dire. Però a partire, ecco, dallo spazzamento stradale, che oggi praticamente oggi non esiste, è vero che noi abbiamo uno dei regolamenti migliori di Roma sul smaltimento dei rifiuti domestici. Un regolamento che ci viene chiesto anche da altre città e questo lo siamo ben fieri. Però purtroppo oggi ci sono delle cose che non vengono fatte, non sono regolate, che non esistono. E noi magari ci scandalizziamo quando vengono i giapponesi, gli americani, che fanno le foto sull'immondizia e dicono che Roma è bellissima anche così, però noi non la vogliamo così. Noi vogliamo che le nostre strade siano pulite. E è vero anche che sul sito del municipio, se uno scrive il nome di una via, appare l'orario e il giorno in cui viene spazzata. E questo effettivamente spesso avviene, a meno che non c'è la pioggia. E, per fare un esempio, proprio sotto casa mia, la scorsa settimana, dove era prevista lo spazzamento, è venuta la spazzatrice automatica e un operatore con il soffiatore. La strada ovviamente è piena di plastica, di erba, e quindi che sta ancora lì? La plastica e l'erba che sta sulla sede stradale, quindi tra il marciapiede e le auto, è rimasta lì. E noi ci siamo stufati che un giorno l'anno, quando i cittadini puliscono Roma, insieme con l'iniziativa dell'assessore, dobbiamo, diciamo, spazzare le aree verdi e le strade, perché sappiamo che qualcuno non lo fa. Allora io chiedo, sì, adesso magari fra qualche mese arriveranno, come ha detto l'assessore, i nuovi spazzini, e noi vogliamo, ecco, che anche le strade, soprattutto i percorsi pedonali, cioè è chiaro che poi dopo ci sono delle competenze che non sono dell'AMA, no? Io non dico che non bisogna potare gli alberi, che tra l'altro per me è un lavoro anche in alcune aree inutile, ma si stanno creando dei danni sui percorsi pedonali, sui marciapiedi, dove la gente non può camminare, non può parcheggiare, perché nessuno fa il diserbo delle aree pedonali, sostanzialmente dei marciapiedi. Quindi lì si viene col soffione, quello spazza, anzi magari l'immondizia la manda sul centro della carreggiata, però rimane tutto là fermo in questa maniera. Poi un'altra cosa volevo approfittare, è che oggi noi abbiamo in questo municipio uno dei municipi più importanti d'Italia che fa il porta a porta, che abbiamo raggiunto il 70%. E molti cittadini, quasi tutti i cittadini, non sanno come buttare l'immondizia domestica. Quanti sono quelli che buttano il vetro e magari ci lasciano il tappo dentro la campana? Quanti sono quelli che piegano o tagliano il cartone e invece di lasciarlo vicino al bidoncino magari lo mettono su strada? Cioè ci sono una serie di iniziative che l'AMA
insieme diciamo, con i municipi, potrebbe fare per istruire tutti i cittadini, dal primo all'ultimo, su come si butta l'immondizia, la prima cosa. E poi, secondo diciamo, quello che ho detto all'inizio, la gestione diciamo, delle risorse, cioè che è fondamentale. Ci deve essere un qualcuno, non dico che il responsabile deve stare lì tutti i giorni, però qualcuno che gli dica, guarda che là c'è da spazzare, è inutile che vieni lì col soffione, che magari il giorno dopo c'è vento e quindi è stato un lavoro inutile. Ecco, io sinteticamente volevo dire queste cose sulla manutenzione stradale, in particolare permettere ai cittadini di dire ok, io abito qui, che c'è una strada pulita, e non farci ridere in faccia dagli giapponesi che ci vengano a fare le foto col Colosseo pieno di monnezza. Grazie. Grazie dottor De Noia. Ultimo intervento, dottor Narcisi. Una semplice domanda per il dirigente dell'AMA. Se è prevista e quando è previsto il porta a porta in due settori di questo municipio, tra l'altro i più abitati. Mi riferisco a Laurentino 38 e mi riferisco a Spinaceto. E se non è possibile, cos'è tecnicamente che lo impedisce, nella fattispecie specifica? Inoltre, ma questo esula dal municipio, ma come mai al centro di Roma l'indifferenziato e l'umido stanno nello stesso cassonetto? Domandina, basta, ma non è per... Grazie a lei. Io posso dare anche un po' di segnato risposte, diciamo, dal punto di vista. Sì, volentieri, volentieri. Prego, dottor Capone, certamente, sì, chi meglio di lei? No, cioè, grazie per la disponibilità. Ci mancherebbe. E, scusate, vado un po' veloce, però sono appuntato i temi. Allora, il contratto di servizio. Allora, il contratto di servizio non è che non esiste, in questo momento esiste il vecchio contratto di servizio in proroga fino al 31 di dicembre. Il nuovo contratto di servizio, adesso, tarda a essere, perché è cambiato la normativa e la disciplina che riguarda la gestione e il trattamento dei rifiuti in Italia. Perché adesso c'è un'autorità nazionale che si chiama ARERA, che oltre a occuparsi, ha cominciato occupandosi di energia elettrica, di acqua, poi di gas e adesso anche dei rifiuti, la quale autorità ha avviato nella scorsa primavera i contatti e le assemblee con le associazioni dei comuni per individuare le linee guida per i nuovi contratti di servizio. E quindi noi abbiamo dovuto attendere l'approvazione che è avvenuta subito prima di agosto, se non mi ricordo male, a metà luglio, le linee guida per il nuovo contratto di servizio. E a quel punto abbiamo cominciato a lavorare. Tra l'altro io questo pomeriggio alle 15 ho uno dei tanti incontri che si stanno susseguendo tra noi e il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti per redigere il nuovo contratto di servizio, che noi dovremmo essere pronti già alla fine di questo mese. E poi passerà ovviamente alla discussione per essere approvato, però questo lo dico diciamo come notizia, poi diciamo, esce dalla disponibilità di AMA, insomma dovrebbe essere approvato per entrare in vigore il 1° di gennaio. Quindi questa è la chiarificazione che chiedeva giustamente, cioè, ma quando arriva il nuovo contratto di servizi, anche il perché ha avuto questo ritardo. Tra l'altro è importante la presenza di ARERA rispetto a quanto diceva il rappresentante dei quartieri, rispetto anche alla importanza o alla presenza del cittadino, diciamo che da questo punto di vista, non entro a merito di tutte le altre questioni, perché adesso non sarà più semplicemente il rapporto, benché il contratto di servizio sia formalmente firmato, sottoscritto da Roma Capitale, che è l'ente territoriale competente, e da AMA, che è la società che ha in affidamento questo servizio di gestione di rifiuti, ma anche è sotto la lente, quindi la verifica e i controlli verranno fatti dall'ARERA, che è un'autorità nazionale, che tra l'altro, ho l'impressione che sarà decisamente più severa, diciamo, rispetto a quello, perché ho visto i criteri che
dovranno essere soddisfatti e verranno valutati dall'autorità rispetto al vecchio contratto di servizio. Poi, come dire, ci sarà tempo dal 1° gennaio di valutare effettivamente la differenza rispetto a prima. E rispetto alla richiesta di intensificare quelle che una volta si chiamavano le iniziative con le isole ecologiche, che adesso sono chiamate Ama il tuo quartiere, è un tema che stiamo affrontando, che è un tema di organizzazione ovviamente, di intensificarle, ma noi stiamo affiancando a quello l'aumento dei cosiddetti centri di raccolta, in maniera tale da avere, al di là delle iniziative una volta al mese o, se riusciremo, una volta ogni 2 settimane, le iniziative, diciamo, straordinarie comunque di Ama per la raccolta dei rifiuti ingombranti, per i RAE, cioè le apparecchiature elettriche ed elettroniche, eccetera, eccetera, anche per, come dire, aumentare il numero di centri di raccolta che sono stabili e che quindi sono aperti tutti i giorni per i cittadini che dovessero appunto conferire questo tipo di materiale che non va nei cassonetti oppure nei contenitori del porta a porta. Sul verde soltanto una cosa, il verde rispetto proprio alla questione di ARERA, la nuova disciplina regolatoria di ARERA, il verde, la gestione del verde non è più di Ama e quindi da questo punto di vista noi non gestiamo più il verde, quello che riguarda il verde non riguarda più l'azienda. Giusto, l'avevo anticipato pure io, ma è giusto la sollecitazione di aumentare l'efficacia dello spazzamento, di uno spazzamento ovviamente più approfondito. La riorganizzazione con l'aumento del personale e dei mezzi serve anche a fare un'altra cosa, tra l'altro il municipio, tutti i municipi hanno sollecitato, cioè quello di concordare preventivamente, diciamo, la pianificazione della pulizia delle strade mese per mese, in maniera tale anche da consentire al municipio di far intervenire la pulizia locale, per esempio in alcune strade, creando i cosiddetti itinerari protetti e quindi per quella mattina o per quella giornata il divieto di sosta dei mezzi, in maniera tale che si possa, come dire, pulire davvero bene. Perché il problema a volte capita, al di là di quello che diceva lei, ma comunque capita che a volte, rimanendo parcheggiate le macchine, magari anche se con il getto dell'aria si prova, rimangono sostanzialmente sul bordo strada, si accumulano anzi rifiuti, per cui diventa una pulizia parziale che ritorna perché poi chiaramente si accumula. E sull'informazione sulla modalità di smaltimento, anche lì si sta studiando una nuova campagna, può essere utile comunque il suggerimento di farlo ovviamente insieme al municipio, tenendo conto sempre che in qualche modo si sensibilizza il cittadino, perché io per esempio, che ho avuto penso 2 anni e mezzo fa, il librettino di Ama, che spiegava, io ce l'ho ancora in cucina, l'ho messo da una parte, se devo fare le cose lo tengo, se uno arriva e lo butta si collega col sito di Ama, amaroma.it, dove è spiegato esattamente quello che stava nel librettino. Quindi, come dire, io lo dico soltanto perché nel frattempo che si fa la campagna di comunicazione, come dire, anche se qualcuno giustamente sensibile vuole sciogliersi in qualche dubbio, lo può vedere anche sul sito. Non voglio eludere la domanda sul porta a porta a Spinacido e diciamo a Laurentino 38, questi due temi che... Allora, lì l'aveva anticipato anche l'assessore Alfonsi già quest'estate, lì stiamo facendo un attento studio perché obiettivamente non è proprio semplicissimo la organizzazione del servizio porta a porta. Per la conformazione urbanistica dei due quartieri e per la numerosità degli abitanti, degli appartamenti, che rischia di creare una condizione con un numero di contenitori più piccoli ma molto molto elevato, per cui comunque noi stiamo facendo una valutazione con la pianificazione. Non è semplice, queste valutazioni si fanno per il cambio della raccolta sui quartieri, portano via un po' di tempo. Quindi prossimamente, come dire, vedremo insieme anche con il municipio eventualmente come presentare e come vedere le risultanze di questa valutazione sul passaggio al porta a porta. Ripeto, non è semplice, però lo stiamo valutando perché ci sono alcuni punti che sarebbero piuttosto complicati. Però insomma vediamo, perché non abbiamo escluso niente, c'è l'impegno, noi come azienda abbiamo ricevuto, come dire, a disposizione di verificare, lo verifichiamo fino in fondo e poi valuteremo all'esito tecnicamente.
dicevo, ovviamente una valutazione del tutto tecnica, la possibilità di passare porta a porta o magari in quale modalità di porta a porta. Mi pare di aver risposto, almeno dal punto di vista tecnico, al... Allora, io mi pareva di essere stato chiaro quando sono intervenuto, evidentemente no, e quindi lo ripeto, c'è stata una grande difficoltà da parte di AMA, ma è sotto gli occhi di tutti, a giugno e luglio. Chiedo silenzio cortesemente, dopodiché, non è un dibattito aperto, abbiamo dato spazio, si chiama cortesemente. Crisi, si chiama grande difficoltà, questo è come dire... Dipende da come, come dire, da come lo interpretiamo tutti quanti, però questo insomma mi pare non è stato mai negato da nessuno. Non è un dibattito so tra chi interviene, cortesemente, un po' di rispetto. Prego, dottor Capone. Evidentemente, io non conosco quella lettera, comunque evidentemente da come l'ha letta lei... Cortesemente, fa l'ultimo richiamo che faccio. Evidentemente... Quello che intendeva la comunicazione è che non ci sono le condizioni ai sensi del contratto di servizio e della disciplina vigente per quello che richiedeva. Non lo so, io interpreto, non l'ho visto, non lo so, non mi occupo di quello io, me ne assumo la responsabilità perché comunque sono rappresento AMA in questo momento, però diciamo dal punto di vista tecnico non saprei dirle di più. Grazie dottor Capone, silenzio in aula. Consiglieri, riprendiamo la discussione generale, se non ci sono altri interventi però, ultima possibilità per iscriversi. A questo punto non ci sono altri interventi, pertanto ringrazio la Giunta e ringrazio nello specifico la Presidente e il Vicepresidente rispettivamente Di Salvo e Gregori. Ringrazio l'assessore Alfonsi, ringrazio il dottor Capone, il dottor Romolo e il dottor Mancini. Chiudiamo il consiglio alle ore 12:20. Un unico auspicio alla futura commissione che si sta per istituire di rivedere con urgenza l'articolo 32,2 che licenzia su richiesta di un determinato numero di consiglieri i consigli tematici. 34,2, quindi i commissari nello specifico prendano appunti perché a mio parere non è possibile che chiunque voglia richieda un consiglio tematico e questo debba obbligatoriamente svolgersi. Io credo che ci voglia quantomeno una maggioranza della capigruppo, ma faccio questo augurio dato che voteremo questa commissione. Non ci sono altri punti all'ordine del giorno, chiudiamo il consiglio alle ore 12:20. Buona giornata a tutti, grazie.